Prego, Presidente. Grazie Presidente. La posizione che esprimerà il gruppo di Fratelli d'Italia è molto semplice, molto netta e molto lineare. Noi chiediamo ancora una volta di votare subito la mozione di sfiducia al governo Conte, stasera, domani, quando volete, ma facciamolo subito. Il governo Conte sopravvive a se stesso, Presidente e colleghi. Continua a esercitare i suoi poteri nonostante una mozione di sfiducia, nonostante le parole del vicepresidente del Consiglio Salvini, nonostante l'assenza dal banco del governo di tutti i ministri della Lega. E quindi non c'è altro da fare. Votare subito la mozione di sfiducia, andare subito alle urne, avere presto un nuovo governo. E rispetto a quanto ha appena affermato il ministro Salvini, se l'alibi da togliere è quello della riduzione dei parlamentari, noi siamo prontissimi. L'abbiamo già fatto, già votato 3 volte, lo possiamo fare anche una 4ª volta, purché questo non diventi un alibi per allungare la vita della legislatura come qualche furbetto intende fare. Taglio dei parlamentari sì, ma certezza della data del voto. Niente giochetti, niente furbizie, soprattutto a coloro che sono presentati alle elezioni come i rinnovatori della politica. Noi ci possiamo permettere queste parole, Presidente e colleghi, perché avremo tanti difetti, ma Fratelli d'Italia ha sempre praticato la coerenza politica. L'abbiamo fatto prima del voto, l'abbiamo fatto successivamente, rimanendo coerenti col nostro programma elettorale, facendo un'opposizione patriottica, votando a favore quando ritenevamo fosse giusto farlo e facendo opposizione dura quando ritenevamo giusto fare opposizione dura e intransigente. E adesso noi però ci rendiamo conto, constatiamo, forse è meglio dire constatiamo, che l'esperimento governativo è fallito, come era facile immaginare, come avevamo detto 1000 volte, e che quindi era impossibile tenere insieme partiti così diversi. E se posso aggiungere anche un'altra breve considerazione di natura tutta politica, se c'è un rammarico è che forse la spina andava staccata prima. Forse qualche mese fa era meglio, dopo le elezioni europee, avendo il tempo giusto e necessario per evitare che qualche furbetto potesse, come dire, appellarsi alla Costituzione, ai diritti, alle libertà, per evitare che il popolo si esprima liberamente come suo diritto. Ma tant'è, noi prendiamo atto di quello che è successo. Presidente, noi leggiamo e abbiamo anche appena ascoltato tante persone sicuramente più istruite e più intelligenti di noi che ci spiegano quello che persino noi sappiamo. Cioè persino noi di Fratelli d'Italia sappiamo che viviamo in una Repubblica parlamentare, che quindi il Parlamento ha la piena libertà di trovarsi un'altra maggioranza, quale che sia. Però se esiste sicuramente questa libertà, se esiste sicuramente questo diritto, noi dobbiamo anche riconoscere che c'è sempre per qualche politico spregiudicato una buona ragione per cercare di dare nobiltà alle scelte peggiori. E sappiamo anche che se esiste la Costituzione esiste anche il buon senso e esiste anche il dovere da parte nostra che rappresentiamo il popolo di ascoltarlo e di dargli voce. Perché l'opinione pubblica non va presa in giro, non possiamo pensare che gli italiani siano un gregge di sprovveduti che ogni giorno si beve una verità diversa a seconda della convenienza del momento, come state facendo voi. Voi, amici e colleghi delle opposizioni, ancora per poco opposizioni, vi accingete a dare un voto non sul calendario, che è poca cosa, ma un voto politico. Noi non votiamo banalmente una data del calendario, ma votiamo la decisione se convocare il Presidente Conte per affrontare una mozione di sfiducia o semplicemente per delle comunicazioni che gli consentiranno di prendere tempo e di perdere tempo per altri giochini che naturalmente si profilano e che tutti noi riusciamo a intuire.
Oggi probabilmente, spero di no, ma credo di sì, nascerà una nuova maggioranza che, come ieri la capigruppo, metterà insieme il gruppo di LeU, il PD, i 5 Stelle, altri pezzi di maggioranza, chissà chi. Noi riteniamo questa nuova maggioranza, se dovesse nascere, una mostruosità politica scandalosa, scandalosa. In questi mesi voi avete litigato su tutto, non c'è un argomento su cui non abbiate litigato, anzi, mi correggo, non avete litigato, vi siete insultati su ogni argomento. Non più tardi di una settimana fa il PD ha occupato i banchi del governo per denunciare la scelta eversiva dei 5 Stelle di fare eleggere un senatore che non ne aveva diritto. Ed ora ci raccontate che potete governare insieme questo paese per salvarlo. Ma per salvarlo da che cosa? Chi può credere a una favola di questo genere? Colleghi, ho finito, Presidente, e concludo. Solo in Italia, solo per alcuni saggi e soloni che vivono in questo paese, che scrivono sui giornali, che intervengono in TV, si può pensare che sia logico, accettabile, che sia sensato che gruppi politici alla frutta si mettono insieme soltanto uniti dalla disperazione e dal timore delle urne e che invece la richiesta del voto popolare sia considerata una scelta estremista, demagogica e pericolosa. Questo è inaccettabile, il voto è libero ed è la fondamentale libertà dei cittadini, si esprime attraverso il voto e voi glielo volete negare e voi sareste i democratici. Presidente, ho concluso davvero. La nostra posizione, ancora una volta, la ribadiamo, è mozione di sfiducia, voto subito e un nuovo governo per l'Italia.